Salve ragazzi e ben ritrovati. È passato veramente un sacco di tempo, però ho riguardato i vecchi video su YouTube e ho visto che, diciamo, quelli che ho fatto sulla Fiat Tipo su Euro Truck Simulator 2 è stato uno dei più apprezzati. Quei video là sono stati i più apprezzati e ho visto che hanno fatto qualche migliaio di visualizzazioni, il che mi fa molto piacere. Quindi ho deciso di portarne un altro. Senza, diciamo, senza impegno, di riportare in questa specie di throwback, perché oggi andremo a trattare, come avete visto dal titolo, il Fiat Ducato. Non ho voluto riportare la Tipo perché l'abbiamo già fatto l'anno scorso, sti cavoli. Come avevo già detto in un altro video, questa qua era un'idea, diciamo, diversa di giocare Euro Truck Simulator 2 nella mia testa, cioè questa azienda di rivendita di auto, furgoni, roba del genere, che appunto vedete qua si chiamava Revo Motors, vabbè, un nome a caso, ci abbiamo anche dei bei soldini per ricominciare. Io ragazzi non vi nascondo che è veramente tantissimo che non gioco più a Euro Truck, quindi mi dovrò un attimo riambientare. Allora, la mod dovrebbe essere installata, mi auguro. Ok, qua, rivenditore mod. Vedo già qualche problemino lì, texture. Facciamo finta di nulla, raga. Io non ho idea neanche che cavolo possa essere a creare sto problema adesso. Potrebbe essere qualsiasi mod che ho installato, quindi facciamo finta di nulla e andiamo a configurare il nostro Ducato. L'importante è che almeno lui funzioni bene, ecco. Allora, cominciamo acquistando il veicolo, diciamo, da zero. Scusate, ragazzi, se non ho la telecamera, ma l'ho cercato ovunque e non l'ho trovata. Quindi, almeno per questo video, farò senza, come quelli di Piacenza, che saluto, tra l'altro. Quindi, fatemi sapere voi se volete che porto altri mezzi, altri video, altri giochi. Io, ragazzi, lo faccio così per divertirmi. Poi, se avevo smesso di farli, però se vedo che, diciamo, c'è qualcuno a cui interessa, continuo. Anche poche persone, non è che mi interessa diventare il nuovo Favij, ecco, mi basta divertirmi facendo due video. Vabbè, DSG, forse intende dire cambio automatico, robotizzato. Allora, il robotizzato Fiat lasciamolo stare per carità, ci teniamo il manuale per cortesia. Il robotizzato Fiat mi dicono tante cose. Vediamo un po', allora c'è standard e metallic, ma scusa se costa di meno a questo punto lo mettiamo metallic, facciamo questo grigio fumé, mi piace veramente tanto, non lo sto neanche a cambiare. Cosa c'è di modifiche qua? Non vedo niente di diciamo troppo, cioè, basico, non vedo nulla di strano nelle modifiche, qua volante, niente. Niente, regà, a livello di customizzazioni qui siamo molto scarni. Cioè, c'è veramente. Non c'è niente a parte il colore. Va bene, Air Ducato ce lo prendiamo così. Dove lo mettiamo? Abbiamo un solo garage a Monaco di Baviera e ce lo prendiamo noi. Perfetto, perfetto. Ora direi di salirci a bordo, no? Che per forza. 130 cavalli. E di come si saliva a bordo? Ci sono già a bordo. E allora perché non me lo fa comparire qui? Vabbè, facciamo guida. Non andrà a piedi, no? Su qualcosa dovrà pur salire. Quindi andiamo e lo proviamo. Poi, ragazzi, ho messo una mod. Io non gioco Eurotruck da veramente tantissimo. Quindi non so se hanno aggiunto la possibilità di prendere dei carichi senza effettivamente avere un rimorchio, ma non credo, non avrebbe senso. Allora, innanzitutto perché il sedile è collocato, cioè perché sta seduto o il nostro personaggio soffre di nanismo oppure il sedile, diciamo, è manco. Avete presente i BMWisti, quelli con la macchina settata, no? Ecco, noi non vogliamo essere loro, quindi regoliamo un po' il sedile per cortesia. Un po' più in alto, allora. F, con F si dovrebbe alzare. Oh! Dai, alto. Bello, oh, così va bene, dai. Oh, adesso sì che siamo ben in alto e si vede qualcosa. Regola luci 3. Vabbè, direi che mettiamo tutto quel che si può mettere. A posto così, grazie. Ok, il volante funziona, almeno fortunatamente. Con F2 andava, no, con F2 erano gli specchi. Con F3 andava via lui, perfetto. Per un attimo lo tengo. Giusto per. Allora, intanto vediamo che cosa c'è da fare, diciamo.
Offerte di lavoro, vediamo un po' se funziona. Carichi. Eh no, non funziona la mod del carico. Purtroppo. Quindi ci faremo un giro senza carico. Perché non credo si possano caricare dei rimorchi. Allora, intanto lo mettiamo in moto. Frizione. Ok, è partito. Qui c'era il cambio manuale con frizione, mi ricordo. Piano, che non vogliamo battezzarlo appena usciti da qua. Ok, a questo punto questo lo possiamo anche togliere, mi sono un attimo riambientato. Facciamoci un giretto, che vi devo dire, raga, proviamolo un po'. Non mi ricordo se qui avevo attivato le multe oppure no. Vi dico con tutta onestà, non me lo ricordo. Nel dubbio facciamoci un bel giretto, accendiamo i fanali. Ah no, quelle erano le quattro frecce, i fanali erano sotto. Non riesco a capire se siano accesi o no. Ok, sì, sono accesi. Ok, perfetto, posizione fanali. Molto bene. Mi piace come stacca la frizione su questo veicolo, è veramente fatto bene. Tiriamo un pochettino. Non mi piace invece il feeling che dà sul volante. Sembra di guidare, boh, un transatlantico. Credo di essere uscito fuori dalla mappa, non vorrei dire cavolate. Passiamo col rosso, tanto questo qua non dovrebbe essere. Porca miseria! Raga, perché qua in questo punto della mappa non. Ma il volante tende a sinistra, ma che cazzo. Vabbè. In questo punto della mappa non è. Diciamo il traffico non è stato sviluppato, perché ovviamente siamo fuori dalla mappa, no? Quindi l'hanno reso intelligente. Ma vedete che tende a sinistra? Non sono io. È proprio il volante che. Non vorrei che hanno aggiornato. E con la botta che ho dato adesso, il volante si sposta a sinistra perché magari si è storto. Ma non penso. Cioè, non penso sia andato così tanto avanti che è diventato BMG. Proviamo ad andare da un'azienda. Ah, è vero che siamo in Germania, andava spento il furgone. Scusi. Vediamo un po', diciamo che. Ah no, ma questo è il coso dell'Outbus. Eh sì, regà, perché io ho anche la mod degli autobus installata. Direi che non ci interessa, a meno che non dobbiamo kidnappare qualcuno. Mamma mia, regà, è un barcone, ve lo assicuro. È stranissimo da guidare. So. Da cosa sia dovuto tutta questa pesantezza che dà allo sterzo? Ma non è una pesantezza realistica, è una pesantezza proprio che il volante tende dove gli pare, capito? Non è. Non mi sembra una cosa fatta bene, ecco. Però guarda che bello questo grigio metallizzato che ci hanno fatto pagare 10 euro in meno rispetto alla vernice base, nella vita reale forse più di 2000 euro, te li spillano, solo per andare addosso davanti, ecco. Vabbè, dai, diciamo che i furgonisti guidano così più o meno anche nella vita reale. Siamo abbastanza nel realistico. Concessionario man localizzato, chiamatelo come volete, senza massacrarvi. Va bene, io qua sto facendo il giro dell'oca. Volevo fare qualcosa di proficuo, però a quanto pare qualcosa di proficuo da fare non c'è. Quindi direi di farci un giretto in autostrada e basta. Dove possiamo andare? Di non troppo lontano. Innsbruck. Andiamo a Innsbruck. Ah sì, qua questo l'ho visto. Hanno aggiunto le pedane dei pesi per pesare. A Salisburgo, che è qua vicino, però ci facciamo un pezzo di E60 qui l'autostrada, che sembra la BMW, l'autostrada.
Andiamo qui alla calico, colico, che è quella lì, insomma. È ora di andare. Ma poi ho visto con c'è il concessionario Hyundai, mi era comparso nel... Voltare a sinistra. Oh, mi era mancato il navigatore. No, no! Ma che cavolo di freni c'ha? Ho dato proprio affondato, no? Ho affondato il piede. Diciamo ragazzi che qui passano gli anni, ma le mod di Eurotruck non cambiano mai, rimangono sempre quelle mod tipiche fatte dai turchi che hanno tutti loro sbagliato strada di nuovo, non ci posso credere. Adesso qua me lo battezzano di nuovo il furgone, perché l'IA è stupida in questo punto. Una cosa che mi piace molto però, ogni volta è il rumore del motore al minimo. Fa un rumore veramente bello. Di qua giriamo di nuovo, adesso qualcuno che viene mi dà una botta sicura. No, non è molto questo, meno male, via. C'è un bacco di Amazon in ritardo. No, 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 no. E vabbè. Non mi ha visto nessuno. Niente multa. Chissà se avremo fortuna anche qua. Anche qua, raga. Fortunelli. Siamo passati coi rossi e non abbiamo preso manco la multa. Allora. Nei prossimi video, raga, guiderò più seriamente. Questo video, diciamo, è fatto un po' per riprendere la mano e per provare questo furgone che, tra l'altro, non è neanche nulla di che. Nel senso, mi aspettavo qualcosa di meglio, ecco, ma non dico come personalizzazioni, come veicolo, che in realtà è fatto anche bene. Parlo proprio come feeling di guida, cioè, io non ci riuscirei a fare un viaggio come questo per il semplice fatto che non sta dritto lo sterzo, capito? Non è piacevole. Guarda, guarda, guarda come... Non sono io che sto girando, ve lo giuro su quello che volete. Non mi fa impazzire. Ecco, adesso non so quale sia il problema. Avete visto la lancetta della velocità è volata via? Va bene. Va bene. Assolutamente va bene. Vedete ragazzi, questa è una... Vedete la lancetta? Guarda, quando su quello lì è, vola via. Cioè, questa è una mod fatta un po' così, capito? Non è una mod... Ne ho provate di migliori, diciamo. 200 km all'ora. Mi sembra un po' tantino quello indicato da 130 cavalli, non ti pare. Oddio, mi stava per venire addosso la macchina. No, ragazzi, è assolutamente inguidabile. Io posso capire che a 100, a 200 all'ora, magari che nella vita reale non credo ci arrivi, possa magari sbandare così tanto a causa del vento o succede dell'assetto, ma a 50 all'ora no. A 50 all'ora no, assolutamente. No ragazzi, questo Ducato bocciato assolutamente. Peccato perché la mod di per sé era fatta bene, bella, però così no, non si può giocare. Prenderò ovviamente assolutamente. Oddio! Poi dicono, vedi un Ducato che ti arriva nel derendano a folle velocità, non ti spaventi, non io accelererei. Indipendentemente dal fatto di chi sia la colpa o meno. Ragazzi, che belli sono diventati gli autogrill. Cioè, sembra veramente così realistico, così bello. Vabbè, ragazzi, il nostro personaggio adesso si è rapisciato sotto, quindi andiamo a fargli cambiare le mutande. Non riesco manco a parcheggiarlo. Io vi ringrazio, spero che il video, per quanto scarno e privo di contenuti, vi sia interessato un minimo. Ci vediamo alla prossima, proveremo qualcosa di più interessante.